quando uno arriva a Bari comunque capisce tutto quello che c'è qui, il calore dei tifosi, e sicuramente il nostro obiettivo deve essere fare il massimo e cercare di riportare il Bari almeno in Serie B. È anche giusto che la gente abbia comunque voglia di vedere la propria squadra e la propria città in alto. I primi accostamenti ci sono stati un paio di settimane fa, quasi un mese fa. Io ero fermo da tanto tempo dopo lo svincolo con Livorno, e sicuramente è stata una scelta positiva che mi farà migliorare sicuramente per la mia carriera. Ma io sono uno che salta l'uomo spesso e volentieri, e soprattutto la mia caratteristica è l'uno contro uno. E negli ultimi anni sono stato più un assist man che un goleador, solo che l'anno scorso è cambiata un po' la situazione, sono riuscito anche a esprimermi meglio sotto porta. A Pescara interpretavo il ruolo un po' in modo diverso, ero molto difensivo anche, e infatti sotto porta sono venuto un po' a mancare. L'anno scorso ho avuto un po' più di libertà e ho fatto 8 gol comunque. È stato fatto un lavoro importante col Pescara, e è stato grazie a mister Pillon sicuramente che mi ha fatto arrivare lì. In Serie B sarebbe stato molto difficile. L'anno scorso è stata un po' la consacrazione e ora sono qui. Ma sicuramente io conosco tantissimi ragazzi che sono qui, ci ho giocato insieme negli anni, e quindi questo per me è una cosa positivissima. Il mister lo conosco da tanti anni e so come gioca, e anche lui mi ha fatto scegliere questa piazza. Sicuramente io sono uno che guarda sempre al futuro e cerca di migliorarsi. Poi, guardando magari al passato, ovviamente ho avuto anche annate e cose felici, come magari il Goran Marassi, che me lo porterò a vita. È un gruppo positivo, un gruppo di bravi ragazzi, quindi spero di ambientarmi subito. Ma ti ripeto, conosco tantissimi ragazzi, ci ho giocato insieme con Perrotta, con Ciofani, con Maita e con Celiento, che è il nuovo arrivato, e ci sono stato in ritiro a Pescara. Conosco tantissimi ragazzi e spero di poter arrivare a un traguardo importante con loro. Sicuramente non sono io che scopro Antenucci, anzi, cioè, è un giocatore fantastico, ha fatto la Serie A, ha fatto tantissimi gol nella sua carriera, io sono onorato di poter giocare con lui.